Ti diamo il benvenuto a Horizon Wilds. Permettimi di offrirti qualche informazione sul posto. E naturalmente, se un pilota di Horizon mi aiutasse con il lavoro per la Universidad... Ok, quando iniziamo? Perché non subito? Prendiamo il Land Rover Defender. Ho programmato Anna, ma non preoccuparti. Conosco la giungla anche meglio di mio cugino Rami. Aspetta, era da quella parte. Sì, da qui, da questa parte. Da questa parte. Andiamo! Ci stiamo avvicinando a Ekbalam. Osserva l'architettura. Rami dice che quando siete venuti qui è stata una vera esperienza, no? Beh, all'epoca stavamo fuggendo da una tempesta tropicale. A destra. Tra 400 metri, gira a sinistra. Curva stretta a sinistra. Gira a sinistra. Hai mai gareggiato in questo evento? Rami lo chiama l'eliminatore. Questo è un buon posto per esercitarsi. Spazi stretti, molti alberi. Puoi esercitarti qui. Fai finta che la foresta sia l'arena che si restringe, no? Oh sì, stupendo! Dicono che i piloti di Horizon siano bravi sullo sterrato. Vediamo come te la cavi nella giungla messicana. Tra 400 metri, gira a sinistra. Gira a sinistra. Tra 400 metri, gira a sinistra. Il Dipartimento di Archeologia della Universidad crede che i giganti di Tula fossero un tempo colonne che sostenevano un enorme tetto. Agua Azul. È una meta popolare tra i turisti. Ma prima devono trovarla. Cerca di non bagnare le attrezzature scientifiche. O lo scienziato. Tra 400 metri, gira a sinistra. Gira a sinistra. Tra 200 metri, gira subito a sinistra. Guarda, ci avviciniamo al Gran Puente. Gira subito a sinistra. Svolta a destra!
Sai che questo è il ponte più alto delle Americhe? Più veloce, per favore. Soffro di vertigini. Questa è la piramide di Uxmal. Rami mi raccontava leggende a riguardo quando eravamo ragazzini. Ah, siamo già alla fine del giro. Sei troppo veloce. I dati sembrano perfetti. Ottimo. Grazie per il tour, Juan. È stato un piacere. Ti chiedo solo una cosa. Se Rami vuole saperlo, digli che sono una guida molto migliore di lui. È un esploratore. La Universidad vuole dati topografici. Anche se credo che a mio cugino Rami piaccia solo vederti guidare. Oh, e ho infastidito mia cugina Alejandra finché non mi ha prestato la Maverick. Va bene, Juan. Entra e tieniti forte. Destinazione impostata, telemetria in fase di registrazione. Ora vamos, vamos! Sto arrivando! Scegli il percorso che vuoi, preferibilmente senza colpire alberi. Fai attenzione, sembra che il maltempo si avvicini. Portare a termine l'esploratore di Rami. D'ora in poi ne parlerà ogni cena di famiglia. Destinazione impostata, telemetria in fase di registrazione. Ora vamos, vamos! Sto arrivando! Scegli il percorso che vuoi, preferibilmente senza colpire alberi. Fai attenzione, sembra che il maltempo si avvicini. Che il suo esploratore era troppo facile.
Non è stata una sfida per te. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Manderò i dati topografici a Horizon Wilds. Felice di aiutare, Juan. Il Trophy Truck per te e la 911 GT3 RS per me. Ci sfidiamo noi due? Sì! Se vinco, potrò dire a tutta la famiglia che ho battuto una superstar di Horizon. E se vinci tu, beh, non lo diremo a nessuno. Dovrai seguire la strada sterrata e ignorare Anna per questa volta. La università vuole dati di telemetria di diverse superfici stradali, quindi io vado sull'asfalto. Ignorare Anna, prendere la sterrata, ho capito. Hai preso una scorciatoia! Perché te le ho fatte vedere? Sono sull'asfalto! Come fai a essere ancora più veloce di me? Se gareggiassi con te nell'eliminatore, sarei già fuori. Aspetta, dov'è l'autostrada? Credo di essermi perso. È molto più facile starti vicino quando sono sul sedile del passeggero. Un po' di sana competizione amichevole è sempre divertente. Inoltre puoi raccogliere il doppio dei dati. Mi piace come ragioni. Hai vinto. Ma ci siamo andati più vicini di quanto pensassimo, no? Grazie mille. Ho la telemetria di entrambi i veicoli. La invierò alla Universidad. Subito dopo aver confrontato il mio profilo di accelerazione con le ultime gare di Rami e Ale. Dirò loro che hanno concorrenza.